Nella settimana della cultura calabrese, che ricorda quest'anno gli 820 anni dalla morte di Gioacchino da Fiore, trova spazio anche una significativa ma particolarissima mostra, che è quella sulla papessa, la carta numero 2 dei tarocchi. Cosa c'entra la carta dei tarocchi con Gioacchino da Fiore? C'entra perché nel 1420 alla corte dei Visconti nacque questo particolare tipo di gioco, detto appunto i tarocchi. E la carta numero 2 dei tarocchi è una papessa, che non è né Maria Maddalena, secondo alcuni sarebbe stata lei al posto di San Pietro la prima papessa, né quella che Boccaccio e anche Barlam di Seminaria ci raccontano della papessa Giovanna. La papessa, nella carta numero 2 dei tarocchi, è infatti raffigurata da Maifreda. Maifreda era una parente dei Visconti che seguiva una setta. Questa setta era stata fondata da Guglielma di Boemia, una quasi santa. La setta veniva chiamata la setta dei Guglielmiti, e il teologo di questa setta, Andrea Saramiti, aveva predicato che Guglielma era praticamente era il compimento di una delle profezie di Gioacchino da Fiore. Secondo il mistico calabrese, infatti, l'incarnazione dello Spirito Santo sarebbe avvenuta in una donna che sarebbe diventata appunto papessa. E la domenica di Pasqua del 1300, Maifreda da Maiano, vestita da sacerdotessa, sacerdotessa papessa naturalmente, celebrò una santa messa. Naturalmente questo scandalo non finì bene né per Maifreda né per il teologo Saramita e neanche per molti dei seguaci della setta, perché finivano tutto sul rogo. Però i Visconti, che in qualche modo fecero nascere queste carte dei tarocchi, vollero ricordare questa loro parente in questa carta dei tarocchi, la numero 2. Pensando a Gioacchino da Fiore, che in qualche modo aveva profetizzato qualcosa per la Chiesa, questa incarnazione dello Spirito Santo, però in un corpo femminile, ecco che ricordare questo vuol dire anche trovare e incrociarsi con piccole e grandi storie. Come infatti una di queste storie è appunto questo della papessa immortalata nella carta dei tarocchi.